Buongiorno, benvenuti alla nostra striscia di informazione quotidiana. Iniziamo con la notizia del giorno che è ovviamente legata alla vicenda dei vaccini AstraZeneca. Inoculazioni sospese per i giovani in via cautelativa. Il vaccino anglo-svedese sarà somministrato solo agli anziani over 60 in buona salute e solo a chi avrà diritto alla seconda dose. La dose AstraZeneca è riservata anche ai cittadini tra i 60 e i 79 anni che sono in buone condizioni di salute e non hanno patologie gravi. Vediamo il servizio. In Sicilia la somministrazione del vaccino Vaxzevria AstraZeneca sotto i 60 anni è stata sospesa in via cautelativa. Lo ha disposto una circolare firmata ieri dal dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico Mario La Rocca. Una decisione giunta in corso d'opera, mentre in pratica era in corso l'open day che la regione siciliana aveva attivato da giovedì a domenica, rivolto agli over 18 proprio con il vaccino anglo-svedese. Il motivo che ha accelerato una decisione che era già nell'aria è la morte di una 18enne ligure correlata alla somministrazione di AstraZeneca. Peraltro anche l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, doveva ancora pronunciarsi sulla opportunità di vaccinare i più giovani con il Vaxzevria. Questa vicenda fa emergere ancora una volta, e ancora di più, la fragilità del sistema sanitario nazionale che di nazionale ha solo la denominazione e che è invece affidato quasi interamente alle regioni. Infatti, mentre in alcune regioni AstraZeneca non veniva somministrato ai giovani, in Campania il locale comitato tecnico-scientifico, già prima di un'eventuale decisione dell'AIFA, ne inibiva l'uso per i giovani e per le donne infra 55 anni, in Sicilia e nel Lazio si accingevano agli open day. AstraZeneca inoltre è stato somministrato, sebbene su base volontaria, ai giovani che si sono fatti vaccinare in vista degli esami di maturità. Infine, la decisione del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, si legge nella nota ufficiale, è stato preso alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle posizioni assunte dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico in riferimento al bilancio rischi-benefici circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo. Tuttavia, sempre la stessa nota dice che in assenza di evidenza scientifica contraria, la possibilità di procedere con l'inoculo della seconda dose di vaccino a quanti ne abbiano diritto, dunque via libera con AstraZeneca per le seconde dosi. AstraZeneca anche per i cittadini tra i 60 e i 79 anni che sono in buona salute e che non abbiano patologie gravi, come è accaduto nel corso della mattinata e accadrà nel corso del pomeriggio nei drive-in di Mazara del Vallo e Castelvetrano. L'open day rivolto ai giovani non è stato comunque sospeso e proseguirà oggi, domani e domenica con il vaccino monodose Janssen della Johnson & Johnson. Ovviamente non siamo in grado di esprimere un giudizio nel merito, non avendone le competenze scientifiche ed epidemiologiche, ma ancora una volta assumiamo e rilanciamo come organi di stampa una serie di informazioni tra loro contraddittorie che ingenerano ulteriore confusione e sfiducia tra i cittadini. E aspettando che la situazione si normalizzi, vedremo di seguire questa campagna vaccinale nel corso dell'estate. Vediamo quello che accadrà. Per il momento ci fermiamo, torniamo in studio dopo la sigla. L'ospedale di Marsala verso la normalizzazione. Il commissario straordinario dell'ASP Paolo Zappalà annuncia il ripristino graduale delle funzionalità del nosocomio lilibetano. Un presidio di vigili del fuoco a Favignana, lo ha annunciato il presidente della regione Nello Musumeci nel corso della sua visita istituzionale nelle Egadi. Nasce la rete dei festival, lo ha anticipato a Telesud l'assessore regionale al turismo Manlio Messina. Via D'Annunzio, problema risolto. Individuata la causa che impediva il deflusso delle acque fognarie nella zona del quartiere trapanese del rione Sant'Alberto. Sarà perché ti amo. Giorni decisivi per la rinascita del calcio a Trapani. Il futuro passa dal comune e dalle sue decisioni. Crolla l'export. Nell'approfondimento delle 14:20 parleremo del calo delle esportazioni del 10% registrato nel primo trimestre del 2021 in Sicilia. L'andamento dell'epidemia incide sempre meno sulle strutture sanitarie e dunque l'ospedale di Marsala, che lo ricordiamo è stato per tutto questo periodo un Covid hospital, va verso la normalizzazione. Il commissario straordinario dell'ASP Paolo Zappalà ha annunciato il ripristino graduale delle funzionalità ordinarie del nosocomio lilibetano. Il servizio.
Dottore Zappalà, c'è grande attesa intanto per cercare di capire quale sarà la sorte dell'ospedale di Marsala, appunto. Ah sì, l'ospedale di Marsala ormai è pubblico, io l'ho reso anche pubblico, abbiamo varato un piano per ritornare alla normalità. Ovviamente il Covid, come tutti sappiamo, e fortunatamente sta scemando anche in provincia, quindi noi abbiamo varato un programma per ritornare alla normalità che prevede già da oggi il dimezzamento dei posti letto Covid con la ripresa delle attività ordinarie e anche le attività chirurgiche riprenderanno a Marsala, e io penso e mi auguro che nel giro di veramente qualche settimana ritorneremo, tutti gli ospedali della rete ospedaliera provinciale torneranno alla normalità. Le polemiche sul nuovo complesso rimangono ancora, però. No, le polemiche, sì, io mi sono tenuto abbastanza defilato rispetto a queste, diciamo, discussioni di carattere, diciamo, non tecnico alle quali ho assistito. Lì si sta realizzando, la Regione Siciliana sta realizzando dal mio punto di vista un'opera che sarà molto importante per Marsala, per il territorio e per tutta la Sicilia diciamo occidentale. Questo padiglione per le malattie infettivologiche, che sarà sicuramente una struttura che consentirà a questo territorio di affrontare in sicurezza e con tranquillità future pandemie, ma soprattutto consentirà all'ospedale di Marsala di ospitare uno dei reparti di malattie infettive più all'avanguardia della Sicilia occidentale. Questa parte di Sicilia è complessa un po' di più perché ci sono pure le isole minori, no? La parte lega di andiamo fino a Pantelleria, dottore Zappalà. Sì, oggi siamo qui a Favignana, alle mie spalle non so se si vede, c'è la Tonnara Florio che è stata trasformata in centro vaccinale. Sapete bene che la Regione Siciliana ha varato un piano di vaccinazione di massa delle isole minori. Noi abbiamo come competenza sia le isole Egodi che Pantelleria. In tutte e due stiamo andando molto velocemente. A Pantelleria in particolare, per diciamo la conformità del territorio, abbiamo varato un progetto ad hoc con un mezzo mobile dell'ASP che raggiungerà le aree più remote dell'isola, perché lì c'è un problema anche di popolazione che non si sposta, che ha difficoltà a spostarsi anche all'interno dell'isola. Un guasto alla rete idrica dovuto al recente incendio di una parte della montagna di Edice ha causato la sospensione dell'erogazione idrica nella zona di Pizzolungo. Ne ha dato comunicazione l'assessore ai lavori pubblici del comune di Edice Paolo Gengo, spiegando che si tratta di un guasto grave e quindi prevede un intervento che comunque è già in corso e che probabilmente sarà ripristinato nei prossimi giorni, quindi dovrà riprendere la distribuzione idrica nel più breve tempo possibile. Nel corso della sua visita istituzionale nelle isole Egadi, il presidente Musumeci ha annunciato l'attivazione di un presidio dei vigili del fuoco a Favignana. Il servizio. Sarà un presidio stagionale quello che sarà istituito con i vigili del fuoco a Favignana. Ad annunciarlo proprio dall'isola dell'Egadi il presidente della regione Nello Musumeci, che a giorni, terminati alcuni passaggi burocratici, firmerà una convenzione con il comando nazionale dei vigili del fuoco e il sindaco dell'arcipelago. L'obiettivo è quello di potenziare il dispositivo per il salvataggio e il soccorso alle persone, per il contrasto dei fenomeni di incendio e di eventi incidentali di altra natura nelle isolette del Trapanese. L'onere finanziario sarà a carico della Regione, mentre il Comune provvederà a mettere a disposizione un edificio per ospitare la squadra dei Vigili del Fuoco e i relativi mezzi e attrezzature antincendio. Il presidio sarà operativo ogni giorno dalle 8 alle 20 con 3 unità di personale. Musumeci ha tenuto ad evidenziare come il potenziamento del servizio sia stato deciso in considerazione dell'aumento della popolazione durante la stagione estiva e delle particolari condizioni del territorio, in un'ottica di prevenzione anche per i prossimi mesi che si preannunciano all'insegna di una piena ripresa dal punto di vista turistico. È insediata da pochi giorni il nuovo prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza. Tuttavia noi abbiamo chiesto al prefetto un'intervista per fare un bilancio di questi suoi primi giorni di attività. Una provincia da scoprire, che lei già immagino in buona parte conoscerà, quantomeno sulla carta. La prima impressione di questi primi giorni in una provincia di Trapani? Impressione assolutamente positiva, ancora devo dire non ho avuto modo neanche di conoscere tutte quante i rappresentanti istituzionali con i quali mi confronterò costantemente.
e il mio intento è quello di essere veramente vicina alla collettività per tutte le problematiche che dovessero emergere e per le quali dico sin d'ora, così come ho detto in un messaggio di saluto diffuso proprio alla stampa, che farò in modo di stare a sentire e raccogliere tutte le istanze che prevengono dalla collettività, dalle parti sociali, così come si accennava poc'anzi anche al discorso dei trasporti, cercando di mettere a disposizione la mia professionalità, la professionalità della prefettura, che su questo mi consenta di dire è assolutamente alta, per quanto riguarda la ricerca di soluzioni, di mediazione e soprattutto appunto di soluzioni. Ci fermiamo brevemente e torniamo tra qualche minuto dopo la sigla. Nasce la rete dei festival, lo ha anticipato a Telesud l'assessore regionale al turismo Manlio Messina. Via D'Annunzio, problema risolto, individuata la causa che impediva il deflusso delle acque fognarie nella zona del quartiere trapanese del rione Sant'Alberto. Sarà perché ti amo, giorni decisivi per la rinascita del calcio a Trapani, il futuro passa dal comune e dalle sue decisioni. Come avete sentito nel titolo, nasce la rete dei festival, una anticipazione che l'assessore regionale al turismo Manlio Messina ha fatto durante un suo intervento dagli schermi di Telesud. Il servizio. L'assessore regionale al turismo Manlio Messina nel corso di De Politicum ha anticipato ai nostri microfoni la creazione della rete dei festival in Sicilia, partendo dal Marettimo Italian Film Fest che si svolgerà nella più lontana delle Egadi dal 20 al 24 luglio. Messina ha voluto sottolineare l'importanza del trend positivo sull'isola delle produzioni cinematografiche, dal Festival di Marettimo che rientrerà a pieno titolo nel calendario dei più importanti festival siciliani, ha annunciato la creazione di una rete per metterli a sistema ogni anno. Ascoltiamo il suo intervento durante la trasmissione. Ce l'ho io, 20-24 luglio prossimo, Marettimo Italian Film Fest, We esatto. Love the Sea. È la seconda edizione, quest'anno con la direzione di Gabriella Carlucci, il direttore artistico che è Pupi Avati, il maestro Pupi Avati. Questa è la presentazione che abbiamo fatto a Roma. Quello appunto il maestro Pupi Avati con il sindaco di Favignana. Sicilia è un grande set cinematografico, così naturale. Assolutamente sì, ed è un settore su cui dovremmo puntare e per questo nel Recovery Fund ho presentato due progetti solamente, uno di un grosso per esempio centro di produzione cinematografica proprio in Sicilia, a creare una sorta di cinecittà siciliana. Speriamo finalmente, che ce l'approvino. Sono meno 20 anni che lo chiedo. Assolutamente. E sui film festival, sulla rete dei film, stiamo facendo anche un grande lavoro. Finanziamo la rete dei festival, li finanziamo. Abbiamo creato appunto la rete dei festival, che da qui a breve uscirà con una promozione all'interno di un sito e un calendario di tutti i festival siciliani più belli e più interessanti. E questo di Marettimo certamente rientra all'interno di una programmazione importante per quanto riguarda il cinema, su un settore che investiamo qualche milione di euro l'anno per venire, far venire qui le produzioni a fare film anche importanti. L'anno scorso abbiamo vinto un premio della critica a Venezia ed è stato molto bello e mi piace anche dire che quest'anno la Sicilia sarà protagonista a Cannes, è perché vero. Andremo in Sicilia, andremo a Cannes, porteremo i nostri teatri che suoneranno nel red carpet e presenteremo un progetto molto bello e molto importante di una grande mostra in collaborazione tra il Festival Cinema di Cannes e il Festival Cinema di Taormina, con una mostra importantissima che sarà presentata a Cannes l'anno prossimo. Sono da alcuni giorni in pubblicazione due bandi per la locazione complessiva di 10 alloggi del patrimonio comunale siti nel centro storico di Edice, presso l'ex Hotel Villa Igea. Il bando è rivolto a due categorie, 5 alloggi per nuclei familiari con reddito medio-basso, 5 alloggi per nuclei familiari con età inferiore ai 31 anni con reddito medio-basso. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato il prossimo 16 di luglio. Sulla base delle istanze pervenute al Comune di Edice verrà predisposta la graduatoria con l'assegnazione dei punteggi e con criteri di priorità indicati nel bando. Risolti i problemi fognari in via Gabriele D'Annunzio nel quartiere trapanese di Sant'Alberto, dove sindaco Tranchide e assessore Safina hanno operato un sopralluogo. Il servizio. In via Gabriele D'Annunzio, in seguito ai lavori volti al ripristino dell'asfalto,
si è riscontrato un grave problema fognario che impediva ai cittadini di convogliare regolarmente le acque nere in fognatura. Questi problemi nello smaltimento dei rifiuti sono adesso stati risolti in occasione di un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali, gli operatori dell'impresa incaricata dei lavori. Alla presenza dell'assessore Safina è stato riscontrato che un cavidotto della rete elettrica tranciava irrimediabilmente i fognoli privati, impedendo il deflusso regolare delle acque nere. Su sollecitazione dell'amministrazione comunale si è proceduto ad effettuare un nuovo sopralluogo con i tecnici dell'Enel allo scopo di risolvere il problema individuando un nuovo tracciato per il predetto cavidotto. Una volta ultimati i lavori, entro la fine del mese la strada verrà asfaltata ritornando alla piena funzionalità. Sindaco Tranchida e assessore Safina hanno evidenziato come dopo diversi mesi si sia finalmente giunti a una soluzione definitiva che consentirà alla via D'Annunzio di tornare alla normalità con le fogne funzionanti e un nuovo manto stradale. Ieri pomeriggio a Trapani, presso il chiostro del complesso di San Domenico, si è tenuta la premiazione del progetto rivolto agli studenti delle scuole del territorio, oggi e già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di Covid-19, che ha visto bambini e ragazzi partecipare con oltre 400 elaborati. 56 di questi sono stati premiati con un buono di acquisto di libri. Tutte le opere sono state raccolte in una pubblicazione che sarà edita da Margana Edizioni. Il distretto della pesca e crescita blu è a fianco dei pescatori siciliani. Il servizio. Il distretto della pesca e crescita blu aderisce alla manifestazione del 12 giugno 2021 organizzata dall'Alleanza Cooperative, incentrata proprio sulla crisi del settore della pesca. Mazara del Vallo, Sciacca e tutti i più importanti punti di riferimento per la pesca in Sicilia, si legge in una nota, corrono il rischio di vedere scomparire la filiera che ne regge l'economia e l'occupazione a causa di alcune scelte della Comunità Europea che non tengono in nessun conto i problemi delle imprese e con cui si intende ridurre invece la loro attività in termini di giornate di lavoro. Il distretto della pesca, ha dichiarato il presidente del distretto e crescita blu, Nino Carlino, di fronte a questa prospettiva non può che essere solidale con le imprese e, come sempre, si schiera al loro fianco e si mette a loro disposizione sia per questa battaglia che per tutte le altre che saranno necessarie per difendere la filiera ittica siciliana. Nonostante anni di demolizione della flotta peschereccia e tante altre misure gestionali imposte da Bruxelles, ha continuato il presidente del distretto della pesca e crescita blu, assistiamo al perdurare dello stato di sofferenza di molti stock ittici e l'Unione Europea, anziché chiedersi dove ha sbagliato, continua ad incolpare i pescatori di esserne la sola causa, non tenendo conto degli effetti catastrofici delle attività umane sul mare che sono sotto gli occhi di tutti. Una per tutte, il cambiamento climatico. Per gli appuntamenti sulla nostra emittente, questa sera alle 20.30, poi in replica alle 22 e ancora a mezzanotte e mezza, appuntamento con Sipario, tutto quanto fa spettacolo, ospite di Nicola Gugliaro, il pianista Fabrizio Mocata. Vediamo una clip. E tu nasci come pianista, studi al conservatorio, insomma. Io sì. In maniera abbastanza regolare. Invece no, perché nasco come un ragazzino con una grande curiosità per l'improvvisazione. Uh-huh. E quindi c'è il jazz di mezzo. Sì, il mio primo insegnante crescente mi stradò anche verso quella cosa. A 18 anni decisi di fare il conservatorio, facevo il primo anno all'università, riuscì a diplomarmi presto. E durante gli studi in conservatorio, siccome ero un po' disadatto a fare musica da camera convenzionale, arrivò un amico modestino musico con queste partiture del quintetto di Piazzolla che furono l'inizio proprio della mia carriera nel tango, mi fecero scoprire questa musica e da lì è stato amore a prima vista. Ed il tango è davvero la cifra d'espressione più importante per te? Assolutamente. E, gli ultimi 5-6 album li ho registrati tutti a Buenos Aires, Swango, Cruzando Aguas, di cui parleremo tra poco, ma gli ultimi lavori di Tango e Vino con Martina Alvarado, Fagottango è stato registrato in Sicilia con Antonio Cicero, con fagottista, pubblicato a Buenos Aires anche questo, Che me contursi con Marcello Boccanera, che è un cantante immensità di Sandra Luna, che è arrivato ai premi Gardel, e insomma. Insomma, stiamo parlando di un pianista italiano, un pianista di tango italiano che esporta il tango dall'Italia in Argentina in qualche modo.
Alle 21 il direttore Nicola Baldarotta ospiterà a Res Pubblica Sicilia e Chiama Europa il presidente di AEGES Salvatore Ombra. Nella seconda parte invece ci sarà Renato Bica, referente per la provincia di Trapani, di un nuovo organismo che raggruppa 50 proloco siciliani. Ed ora spazio al meteo. Giorni decisivi per la rinascita del calcio a Trapani. Il futuro passa dal comune e dalle sue decisioni. Il servizio è di Federico Tarantino. Non ci sono i ricchi e poveri a cantare e a descrivere la situazione degli attimi che sta vivendo il popolo granata appassionato del pallone. Ansia, frenesia, confusione, ma soprattutto amore e passione. Il comune di Trapani dovrà decidere se assegnare o meno il titolo sportivo ad Ettore Minore che, entro lunedì, dovrà fornire ulteriori garanzie a quelle già presentate. Nel suo staff, intanto, Simone Pillisio ha annunciato di essere presente. Un nome già noto alla tifoseria trapanese per aver provato l'acquisto del Trapani, poi fallito a settembre. Acque agitate che Minore ha tentato di placare inviando a 8 operatori dell'informazione una rivista con una sua intervista in inglese, attaccando anche la stampa per articoli che descriverebbero in maniera molto fumosa le attività delle sue aziende. Ettore Minore, inoltre, direttamente contattato, fa sapere di non aver fornito alcun pagamento per interviste in copertina. Saranno i fatti a parlare con i tifosi che nel frattempo attendono con ansia il proprio futuro. Minore la settimana prossima è pronto a venire a Trapani. Molto dipenderà però dalla scelta che prenderà il comune di Trapani, che comunque ha annunciato l'intenzione dell'assegnazione del titolo sportivo a Minore, ponendogli però come condizione il rispetto dei requisiti interni prestabiliti entro lunedì. Dall'assegnazione del titolo dipende anche il futuro del Dattilo, con una trattativa in essere per la cessione del club e già ben avviata da un mese. In caso di consegna al Minore, però, difficilmente il gruppo rappresentato da Daniele Genna continuerà con l'operazione che vedrebbe il cambio di denominazione in Trapani. Fiato corto quindi per i tifosi trapanesi che non conoscono il destino e con l'amore che li contraddistingue stanno vivendo con trepidazione il futuro del calcio trapanese. Il valdericino Osama Zoglami, ha battuto il proprio record personale nei 3.000 siepi. L'atleta azzurro ieri ha partecipato al Golden Gala di Firenze, un appuntamento tra i più importanti al mondo per l'atletica. Zoglami, già sicuro della partecipazione alle Olimpiadi, è arrivato sesto con un tempo record di 8 minuti, 14 secondi e 29 centesimi. Il valdericino è sceso di ben 6 secondi rispetto al suo precedente primato personale. Ascoltiamo l'intervista che ha rilasciato nel dopogara. Sono felicissimo, abbiamo alle spalle un grandissimo, un grande allenatore. Poi abbiamo lavorato negli anni per arrivare a queste Olimpiadi nel top della forma. Abbiamo centrato il minimo alla prima gara e quindi adesso infatti siamo anche ieri a tavola di Lorena e a Polizzi. Non ho nulla da perdere, devo buttarmi in casa e se scoppio scoppio, ma devo scoppio fatto il tempo. Si torna a gareggiare con questa atmosfera, con la gente che vi acclama, vi appoggia, vi saluta, sicuramente è un carico in più. Sì, no, è stato bellissimo perché dall'anno scorso gareggiamo senza pubblico e quindi magari tra la tensione e tutto cerchi di farne a meno, ma quando in gara senti questo boato ti dà una carica, una adrenalina maggiore per cercare di fare bene. Da qui alle Olimpiadi, dove rivedremo adesso, la Mazzoglami? No, adesso io sicuramente andrò di nuovo in coda per provare a queste Olimpiadi perché manca un mese e mezzo circa, non so di più sono quanti giorni, quindi dobbiamo prepararci al meglio e meglio di prima. L'export in Sicilia nel primo trimestre del 2021 è crollato del 10,2% rispetto al primo trimestre del 2020. Per il presidente di Union Camere Sicilia, Pino Pace, i dati relativi all'economia confermano quanto abbiamo vissuto in termini di dramma economico in questi mesi. Il servizio. Export siciliano in grande sofferenza con l'emergenza sanitaria collegata al Covid-19 che ha ulteriormente tagliato la vendita di merci e prodotti siciliani all'estero di un ulteriore 10,21%. Nel 2020 si era già registrata una flessione del 24,25% e nel 2019 la riduzione era stata già allarmante con meno 14%. Dagli oltre 2.230.000 euro del primo trimestre 2020 si è passati ai 2 milioni del primo trimestre di quest'anno.
Anche quest'anno va evidenziata una pesante caduta di coc e prodotti petroliferi raffinati rispetto al primo trimestre 2020, ma anche le attività artistiche, sportive, divertimento e intrattenimento con -0,49%, pesanti perdite anche per legno e prodotti connessi, carta e stampa, -0,28%, in caduta gli apparecchi elettrici con -0,25-23%. Le migliori percentuali si registrano nell'isola soprattutto con riferimento ai mezzi di trasporto, +172%, ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura con +99,4%, a sostanze e prodotti chimici +32,23%, ai metalli +46%. Tengono sempre i prodotti agricoli, animali e caccia +6,8%, alimentari, bevande e tabacco +3,6%, tessili, abbigliamento e accessori +4,8%, articoli farmaceutici e chimici +9,43%, macchinari e apparecchi +10,7%, prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento +11,8%. I dati sono dell'Osservatorio di Unioncamere Sicilia sull'andamento del commercio relativi al primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo 2020. Il presidente di Unioncamere Sicilia ha tenuto ad evidenziare come questi dati confermino quanto si sa da mesi. È evidente che l'emergenza sanitaria legata alla pandemia, che ha influenzato e condizionato ogni aspetto della nostra vita, ha evidenziato Pace, non può che portare numeri così negativi anche sul fronte delle esportazioni, che da sempre costituiscono un anello fondamentale dell'economia siciliana. Pace ha poi rimarcato come questi dati relativi al primo trimestre 2021 condizioneranno inevitabilmente l'intera economia siciliana, non soltanto l'export, soffermandosi sul crollo in tutte le attività legate agli spettacoli, allo sport e all'intrattenimento. Il presidente di Unioncamere Sicilia è stato categorico, affermando come si stia assistendo ogni giorno a un collasso dell'economia dell'isola. Seconda edizione del TG Sud, apriamo con la cronaca. I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato un ragazzo di 28 anni per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato dai militari che operavano con il personale della compagnia di pronto intervento del 12° Reggimento Sicilia, mentre circolava a bordo di un'autovettura come passeggero insieme a un coetaneo. Nel corso della perquisizione personale gli sono stati trovati addosso 2 grammi di marijuana nascosti nelle mutande. Poiché il giovane aveva dei precedenti di polizia, è scattata la perquisizione domiciliare. In casa gli hanno trovato altri 28 grammi di marijuana in 4 diversi contenitori. Anche l'autista è stato trovato in possesso di droga, 2 grammi è stato perquisito e trovato in possesso di questi 2 grammi, ma non aveva alcun precedente, non è scattata alcuna perquisizione, è stato semplicemente segnato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. L'ospedale di Marsala va verso la normalizzazione. Il commissario straordinario dell'ASP Paolo Zappalà ha annunciato il ripristino graduale delle funzionalità del nosocomio lilibetano. Dottor Zappalà, c'è grande attesa intanto per cercare di capire quale sarà la sorte dell'ospedale di Marsala, appunto. Ah sì, l'ospedale di Marsala ormai è pubblico, io l'ho reso anche pubblico, abbiamo varato un piano per ritornare alla normalità. Ovviamente il Covid, come tutti sappiamo, e fortunatamente sta scemando anche in provincia, quindi noi abbiamo varato un programma per ritornare alla normalità che prevede già da oggi il dimezzamento dei posti letto Covid con la ripresa delle attività ordinarie e anche le attività chirurgiche riprenderanno a Marsala, e io penso e mi auguro che nel giro di veramente qualche settimana ritorneremo, tutti gli ospedali della rete ospedaliera provinciale torneranno alla normalità. Le polemiche sul nuovo complesso rimangono ancora, però. No, le polemiche, sì, io mi sono tenuto abbastanza defilato rispetto a queste discussioni di carattere non tecnico alle quali ho assistito. Lì si sta realizzando, la Regione Siciliana sta realizzando dal mio punto di vista un'opera che sarà molto importante per Marsala, per il territorio e per tutta la Sicilia occidentale. Questo padiglione per le malattie infettivologiche, che sarà sicuramente una struttura che consentirà a questo territorio di affrontare in sicurezza e con tranquillità future pandemie, ma soprattutto consentirà all'ospedale di Marsala di ospitare uno dei reparti di malattie infettive più all'avanguardia della Sicilia occidentale.
questa parte di Sicilia è complessa un po' di più perché ci sono pure le isole minori, no? La parte Legadi, andiamo fino a Pantelleria, dottoressa Palà. Sì, oggi siamo qui a Favignana, alle mie spalle non so se si vede, c'è la Tonnara Florio che è stata trasformata in centro vaccinale. Sapete bene che la regione siciliana ha varato un piano di vaccinazione di massa delle isole minori. Noi abbiamo come competenza sia le isole Legadi che Pantelleria, in tutte e due stiamo andando molto velocemente. A Pantelleria in particolare, per diciamo la conformità del territorio, abbiamo varato un progetto ad hoc con un mezzo mobile dell'ASP che raggiungerà le aree più remote dell'isola, perché lì c'è un problema anche di popolazione che non si sposta, che ha difficoltà a spostarsi anche all'interno dell'isola. In Sicilia è stata sospesa in via cautelativa la somministrazione di AstraZeneca, via libera per il vaccino anglo-svedese solo per le seconde dosi e per i cittadini tra i 60 e i 79 anni che sono in buone condizioni di salute e non hanno patologie gravi. Vi lascio a questo servizio e vi auguro buon pomeriggio. In Sicilia la somministrazione del vaccino Vaxzevria AstraZeneca sotto i 60 anni è stata sospesa in via cautelativa. Lo ha disposto una circolare firmata ieri dal dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico Mario La Rocca. Una decisione giunta in corso d'opera, mentre in pratica era in corso l'open day che la regione siciliana aveva attivato da giovedì a domenica, rivolto agli over 18 proprio con il vaccino anglo-svedese. Il motivo che ha accelerato una decisione che era già nell'aria è la morte di una 18enne ligure correlata alla somministrazione di AstraZeneca. Peraltro anche l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, doveva ancora pronunciarsi sulla opportunità di vaccinare i più giovani con il Vaxzevria. Questa vicenda fa emergere ancora una volta, e ancora di più, la fragilità del sistema sanitario nazionale, che di nazionale ha solo la denominazione e che è invece affidato quasi interamente alle regioni. Infatti, mentre in alcune regioni AstraZeneca non veniva somministrato ai giovani, in Campania il locale comitato tecnico scientifico, già prima di un'eventuale decisione dell'AIFA, ne inibiva l'uso per i giovani e per le donne infra 55 anni, in Sicilia e nel Lazio si accingevano agli open day. AstraZeneca inoltre è stato somministrato, sebbene su base volontaria, ai giovani che si sono fatti vaccinare in vista degli esami di maturità. Infine, la decisione del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, si legge nella nota ufficiale, è stato preso alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle posizioni assunte dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico in riferimento al bilancio rischi-benefici circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo. Tuttavia, sempre la stessa nota dice che in assenza di evidenza scientifica contraria, la possibilità di procedere con l'inoculo della seconda dose di vaccino a quanti ne abbiano diritto, dunque via libera con AstraZeneca per le seconde dosi. AstraZeneca anche per i cittadini tra i 60 e i 79 anni che sono in buona salute e che non abbiano patologie gravi, come è accaduto nel corso della mattinata e accadrà nel corso del pomeriggio nei drive-in di Mazara del Vallo e Castelvetrano. L'open day rivolto ai giovani non è stato comunque sospeso e proseguirà oggi, domani e domenica con il vaccino monodose Janssen della Johnson & Johnson. Ovviamente non siamo in grado di esprimere un giudizio nel merito, non avendone le competenze scientifiche ed epidemiologiche, ma ancora una volta assumiamo e rilanciamo come organi di stampa una serie di informazioni tra loro contraddittorie che ingenerano ulteriore confusione e sfiducia tra i cittadini.